Ben ritrovati, nuova puntata di A Tutto Campo tra il commento del pari con l'Alessandria e un'altra serata, diciamo, decisamente negativa per l'Arezzo. Siamo già però quasi alla vigilia di un'altra partita contro la Pro Vercelli in trasferta, poi si richiuderà domenica di nuovo in casa contro la Giana Erminio. Situazione, insomma, abbastanza indecifrabile sia a livello tecnico, arrivano notizie di nuovi moduli o di nuovi cambiamenti, vedremo che cosa accadrà. Intanto saluto il collega Luigi Alberto Dini, che conosce bene ovviamente le cose a Amaranto, avendo diretto la comunicazione tanti anni dell'Arezzo, benvenuto. Grazie. E poi Stefano Farsetti, presidente del Comitato Orgoglio Amaranto, Grazie mille. benvenuto, bentornato. Allora, io direi intanto di rivedere in 3 minuti cosa è successo con l'Alessandria e poi iniziamo a parlarci. Allo Stadio Comunale di Arezzo, l'anticipo della 10ª giornata del girone in Serie C Arezzo-Alessandria con i grigi che non perdono in trasferta da marzo. Formazione Amaranto con Pissardo che recupera tra i pali, poi Nolan, Ceccarelli e Luciani in difesa, Belloni, Foglia, Tassi, Volpicelli e Corrado in mezzo, Cutolo e Gori che rientra dalla nazionale. Dunque un Arezzo che conferma il 3-5-2, parte Gazzi per l'Alessandria, Velo Diuseppi, serie di scambi con la palla che arriva poi a Casarini che spara sopra la traversa dopo il velo di Pandolfi. Quindi Cutolo, pallone all'indietro, Arezzo che manovra, Tassi dalla distanza, il tiro è altissimo. Arezzo che rinvia corto con i piedi, palla che arriva di nuovo al limite, poi la conclusione alta di Chiarello. Qui Arezzo che non è stato preciso nella respingere il pallone, attenzione a Gazzi, poi Cambiaso mette in mezzo per Osepi che tutto solo schiaccia e l'Alessandria in vantaggio per Osepi, il quarto gol in campionato. Ancora una volta si sottolinea come i giocatori avversari riescano a trovare una certa libertà. Gazzi che ha toccato tantissimi palloni nel primo tempo, serve Cambiaso, cross e non si spiega come Eusepi sia tutto solo. Luciani chiede il fuorigioco. Nessuno marca Eusepi. Poi cross di Cutolo. Attenzione, c'è questo contatto tra Cosenza e Ceccarelli. Ceccarelli che si lamenta, qualche suo compagno anche che chiede il fallo. Sensazione che spingano tutti e due. L'Arezzo è entrato Caso, qui servito da Corrado. Caso si infila, Cosenza manca il pallone. Gori! È un gol stupendo per Gabriele Gori. Sono 3 in campionato e soprattutto il pareggio dell'Arezzo al 13° della ripresa. Il primo tiro in porta dell'Arezzo. Qui Caso manda questa palla in verticale, Cosenza la manca e la trova Gori. Qui davvero un grandissimo gol per preparazione per la conclusione. Alessandra che prova a rifarsi vedere, Chiarello, palla sul fondo, deviata, quindi calcio d'angolo. Nell'Arezzo sono entrati anche Piu, Benucci e poi Baldan al posto di Nolan. C'è l'angolo per Alessandria di Sulic, palla dentro d'Ossena, Pissardo. Sul fondo c'è ancora un calcio d'angolo, attenzione perché sotto porta c'è la presenza minacciosa di Sciacca, traversa ma c'era fuori gioco, tutto vano, tutto vano. Rivediamo sul colpo di testa, è netta la posizione irregolare da parte di Sciacca. Siamo al 91esimo, la palla arriva lì al limite a Sartore, il tiro insidioso. La palla va sul fondo. Al 94esimo l'arbitro Enrico Maggio dice che basta così. Un altro pareggio per l'Arezzo dopo quello con il Siena. Sicuramente un pareggio dal sapore diverso. L'Alessandria sicuramente meglio della prima frazione. Diciamo che Gori ha risparmiato all'Arezzo un'altra amarezza. Allora, abbiamo visto queste immagini. In realtà, Luigi, l'Arezzo è stato cinico, nel senso che, come ha rilevato qualcuno, di fatto con un tiro in porta o poco più, un tiro e mezzo, l'Arezzo ha fatto 2 punti. Quindi alla fine non è andata neanche troppo male, al di là che a Siena ovviamente il pari subito al 96esimo ha creato delusione, però contro l'Alessandria si è rivisto un po' quell'opacità, tante cose che erano fuori posto. Sì, continua un po' anche la,
secondo me la confusione su questo modulo sta creando un po' di diatribe, no? Tra addetti ai lavori e tifosi e quant'altro. Io sono anche per avere più moduli tattici, no? Da poter utilizzare durante il campionato, durante la partita. Però mi sembra che ci stiamo un po' fermi tra questo 3-5-2 con ogni volta almeno 2-3 giocatori, se non 4, fuori ruolo, cioè o bene o male, ruoli che possono ricoprire ma che non sono poi quello loro naturale. Il 4-4-2, che ora si è detto 4-4-2 ma probabilmente è lo stesso 4-2-4 di inizio stagione, che è quello che poi è arrivato nel secondo tempo. Sì, sicuramente un Arezzo cinico, quello abbiamo visto e stiamo vedendo anche un calciatore, un attaccante che effettivamente sta ancora deve dimostrare, perché comunque insomma, c'è tutto un campionato, soprattutto per gli attaccanti, insomma è importante vedere anche la striscia delle prestazioni e dei gol, però ecco, sembra che sia veramente un bomber d'area di rigore. Obiettivamente il primo tempo ho visto una brutta partita, devo essere onesto anche dall'Alessandria, perché se l'Alessandria è una pretendente a vincere il campionato, a andare in Serie B, non dico che mi preoccupo, però insomma il gioco non l'ho visto, questo gioco incredibile. È fatta l'Alessandria di giocatori, ha una spina dorsale ben definita, Cosenza, Valentini in porta, Cosenza in difesa, Gazzi, che io veramente io sono innamorato da quando era al Torino in Serie A, cioè secondo me ha un'intelligenza incredibile tattica e si vede, e poi anche Eusepi, che non sarà l'Eusepi di 2, 3, 4, 5 anni fa, ma come abbiamo visto appena arrivata una palla, anzi fortunatamente che Eusepi non si è ritrovato nel secondo tempo in due occasioni simili, perché nel secondo tempo due colpi di testa come quella che stiamo vedendo ora, appunto realizzata dall'attaccante, ce l'ha avuta l'Alessandria. Non si può dire che è un Arezzo che ti dà sicuramente una grande voglia anche di rivederla, no? Nel senso che effettivamente ci sono un po' di problemi, secondo me, equivoci tattici. E detto questo, noi siamo sempre lì, insomma, a cercare di trovare. Guardate, questo è un gol incredibile, tra l'altro un bel passaggio di caso. È stato cinico, io mi piacerebbe che fosse cinico, magari anche 1-0 e si porta a casa il risultato, probabilmente anche di rincorsa non era male, insomma. Poi sono pareggio, perché Siena è un pareggio che ti hanno preso di rincorsa, a te, qui l'ho raggiunto te, sicuramente magari era meglio vincerne una, no? Avevi un punto in più, però ecco, secondo me ancora un po' di strada c'è da fare per capire dove vuole arrivare e cosa vuole fare l'Arezzo. Classifica che è cortissima, quindi basterebbe anche una vittoria per cambiare play-off. Tutto. Con una vittoria in più sei nei play-off, quindi diciamo, io non vedo allarmi, ecco, proprio sul campionato. Certo, non potrei puntare probabilmente a oggi, almeno poi vedremo cosa succederà, a tentare di eguagliare o migliorare addirittura il rendimento dello scorso anno, però un posto nei play-off, insomma, penso che sia ampiamente alla portata. Certo, però, Stefano, queste cose che rilevava Gigi andranno prima o poi comunque chiarite, no? Perché col passare del tempo non mi sembra che questa lucidità, diciamo, nella gestione sia migliorata. Insomma, sembrava col 3-5-2, no? A un certo punto aver trovato una strada anche obbligata, perché già il 4-4 è difficile in condizioni normali, figuriamoci poi con le assenze che aveva l'Arezzo. Adesso non so, ritornare alla difesa 4, appunto, come sembra possa essere la scelta con la Provercelli, anche se io vedo però difese sempre fuori, perché il gol preso è veramente incredibile, anche questo, perché Giuseppe era completamente solo. Anche gli ultimi errori, abbiamo visto il secondo errore, chiamiamolo così, il secondo tempo, l'ultima azione che ha fatto l'Alessandria su quei due calci piazzati, hanno dimostrato che la difesa ha anche difficoltà negli stessi piazzamenti, e la difficoltà che probabilmente si incontrano anche per un motivo: te sei praticamente hai ricominciato da zero, come dicevamo prima. Siamo ripartiti, abbiamo ricostruito quasi da zero la squadra, hai tenuto solamente i tre Luciani, Foglia in pratica a questo punto e Cutolo, dopodiché hai ricostruito una squadra simile a quella che poteva essere quella dell'anno scorso, a differenza che l'anno scorso hai vinto tutte le scommesse, per ora quest'anno le scommesse che hai fatto, o magari vuoi anche perché all'inizio hai avuto degli infortuni, per carità, hai avuto degli episodi negativi che l'anno scorso probabilmente ti sono girati a tuo favore, però ripartendo da zero con un modulo oltretutto così in questo modo
o anzi con una serie di moduli che in questo modo in questo momento hai provato, sicuramente trovi difficoltà anche per quel motivo. Vuoi anche uno spaesamento perché ti trovi un Belloni fare il terzino, ti trovi, come ha detto giustamente Gigi, altri mediamente due o tre giocatori fuori ruolo, magari anche giocatori che ti rendono in una situazione normale molto bene, a questo punto trovano difficoltà e la squadra ne risente chiaramente. Poi vuoi vedere anche situazioni come quelle che sono state con l'Alessandria, ripeto, che veramente ti trovi, come abbiamo detto prima, l'azione di non mi ricordo di chi, su quella parata di Pissardo che si è fatta male, che dalla curva abbiamo visto benissimo, una difesa che si è aperta, quelle sono situazioni in cui veramente non dipende dal singolo, ma dipende da una impostazione di gioco che non ha ancora un'organizzazione tale da poter dare una tranquillità, anche dimostra questo, insomma. Sì, e poi si sta ripetendo queste diciamo, chiamiamole, non so se sono disattenzioni o proprio c'è un problema di spaesamento, cioè che non si sa cosa uno deve fare, no? Nelle varie situazioni, no? Perché io comunque ho preso col Siena, ma anche gli altri. Anche col Siena prendi un gol al 96esimo, sì, vuoi tutto quello che vuoi, però un attimino ci sono dei momenti in cui una difesa ha un grado di attenzione tale che simili gol per me è veramente assurdo prenderli, cioè ci può stare il rimpallo tutto, però al 96esimo fai crossare il giocatore, ti trovi quello che ti anticipa, non puoi permettere a un giocatore di saltare tranquillo libero di testa in quei momenti lì. Quindi non so, forse anche sì, manca di esperienza, perché la Serie C è vero, la Serie C ci vuole dei marpioni, ci vuole sì, per carità, i giovani, perché poi l'Arezzo, non dimentichiamo una cosa, Fabio, che l'Arezzo sta contando moltissimo, chiaramente anche per un fatto di budget, sui minutaggi. Questo cosa va? Va a discapito di comunque un'ossatura che rimane quella Luciani Foglia Cutolo, dopodiché hai comunque sia, se non sbaglio, il più ora con Ceccarelli, vabbè, c'hai un altro senatore, chiamalo così, però hai una età bassissima, perché se non sbaglio dopo i tre penso sia Belloni il più vecchio in campo, fra virgolette, che mi sembra abbia 25 anni e poco più. Dunque, ripeto, questa ingenuità si danno anche dal fatto di giocatori che hanno poca esperienza. L'anno scorso, è vero, erano le stesse situazioni, però non lo so, o erano più maturi a parità di età, o forse sono maturati più velocemente, vuoi grazie al tecnico, vuoi grazie a un tipo di gioco che magari portava a trovare in tutti quelle che erano le caratteristiche, forse quello, non lo so, però sicuramente paghi molto. Vi voglio fare una domanda, ad esempio, dal 4-2-4 che non funzionava, no? Che abbiamo visto che per qualche partita non dava i risultati, si passa al 3-5-2. Io capisco che Belloni, tra l'altro veramente ho avuto la fortuna di conoscerlo, è un ragazzo splendido, oltre che un grande giocatore, secondo me, per la nostra squadra. Però vi chiedo, se vai al 3-5-2 perché sei in difficoltà, non sarebbe meglio sugli esterni mettere un Luciani a destra e un Corrado a sinistra, poi sacrificando probabilmente Belloni o magari cercandogli un altro posto? Però fare questo 3-5-2 con un Belloni che spende anche tanto, secondo me spende troppo per poi avere ed essere lucido nella fase offensiva, questo un po' mi stupisce, nel senso che ci sta di avere anche delle difficoltà durante l'annata, perché secondo me è fisiologico, tutte le squadre ce l'hanno, ma proprio per questo mettere i giocatori nelle caselle anche più della comfort zone non potrebbe essere una soluzione? Questo mi domando, e in questa maniera secondo me anche un giocatore, per cui io stravedo che è Fabio Foglia, potrebbe anche, perché a due secondo me fa troppa, cioè lui la sua arma migliore è l'inserimento, la qualità e la quantità, a due diventa secondo me anche un po' più, ho detto Fabio ma come altri, ora chiaramente ci sono alcuni giocatori per cui no. Tra l'altro poi era stato detto, ti ricordi, a inizio stagione, no? Anche i nostri colleghi dicevano finalmente vediamo Belloni nel suo ruolo, che l'anno scorso ha giocato fuori ruolo tutto l'anno e non ha reso, adesso rende, e poi l'hanno spostato a fare. Ma anche lo stesso Golando, mi sembra abbastanza annullato. Poi Fabio, penso anche una cosa, quando ti fai una preparazione intera basata su questo schema, che i giocatori praticamente ormai si sono adeguati, perché hai fatto 3 settimane di ritiro giocando esclusivamente con questo modulo, l'hai riproposto le prime giornate di campionato, le prime difficoltà lo cambi improvvisamente,
non so quanto può essere producente o controproducente, o addirittura mandare in confusione anche dei giocatori che magari probabilmente ora te li vedi un attimino, li giudici, brutta la parola, scarsi, però probabilmente non riescono a rendere veramente, rendono il 10-20% di quello che effettivamente poi magari sono anche ragazzi con delle doti notevoli. Ecco qua. Torniamo subito, tra poco. Eccoci tornati, allora tra poco sentiamo un'altra cosa che ha fatto arrabbiare i tifosi, cioè le dichiarazioni del dopo partita, nel senso che al di là di Tebi che si è trovato ovviamente a dover spiegare una situazione perché Di Donato era squalificato, Tebi, lo sentiremo, parla di squadra in crescita. Voi avete visto una squadra in crescita? Ho visto un Arezzo migliore nel secondo che nel primo, però se poi andiamo a vedere anche le azioni, insomma, poi da gol, viene difficile. Io non mi arrabbio, a me piace analizzarle le parole delle conferenze stampa e tutto, ma capisco e comprendo che probabilmente si è anche questa, la famosa asticella di cui si è sempre parlato negli ultimi 10 anni ad Arezzo, no? Probabilmente l'aver dichiarato qualcosa all'inizio è poi il vero problema anche attuale, no? Perché io credo che i tifosi dell'Arezzo abbiano un grande pregio, che se uno non promette nulla... Ti interrompo, scusa un attimo, perché abbiamo un collegamento telefonico. Sapete, prego, che nei giorni scorsi è tornato sui campi ad allenare una nostra conoscenza, che qua ha fatto molto bene, che è Ezzolino Capuano. Buonasera, mister. Mister? Noi non... Mister, ci senti? Pronto? Non lo sentiamo in studio, però. Pronto? Eccoci, adesso sì. Adesso sento. Ben trovato, mister. Buonasera a voi tutti, a tutto il popolo aretino, a tutti coloro i quali ci stanno ascoltando. Allora, intanto mi sembra che il debutto con l'Avellino sia andato, insomma, particolarmente bene. Abbiamo già visto quelle immagini dell'allenamento che promettevano bene in settimana, eh? Quindi ieri c'è stata subito una risposta. Che ambiente c'è là? Non vuole che... avevamo messo anche la foto precisa, adesso lo recuperiamo. Tra l'altro Fabio ha dovuto affrontare anche, insomma, un malcontento comune ad Avellino. Capuano abbastanza forte. La conferenza stampa ha detto cacciate il video, perché evidentemente, insomma, non è entrato subito nella simpatia. È un personaggio, sicuramente Capuano è un personaggio forte, è un personaggio che, detta così, io lo ami e lo odio, no? Perché è un personaggio che si espone molto, non è uno che le manda a dire, dunque nel mondo del calcio sono quei personaggi che o entrano veramente nell'ambiente con tutto compatto, se no rischi veramente il controbilanciamento della situazione. Parentesi, Arieti l'anno scorso ha fatto un mezzo miracolo, poi dipende quello che gli chiedi a Capuano. Io, guarda, mi spiacerebbe tanto togliermi la soddisfazione che non potremo mai avere, cioè credo, poi glielo auguriamo ovviamente, ma vederlo, cioè, visto che non si sa mai perché un allenatore spicca il volo e tanti altri rimangono nell'anonimato, vorrei vedere lui in una panchina, che ne so, un mese o due, in una grossa panchina di Serie A, ne so, il Milan, al posto di Giampaolo Capuano. Io penso che non è che guarda, si sa come va a finire. Tra l'altro, quando gli è stata data, quando è stata data la panchina della San Benedettese, ci sono stati dei problemi con il presidente Fedeli. Però comunque era secondo terzo quando è andato via, la San Benedettese si è un po' anche sciolta. Poi può piacere o non piacere, e questo è assolutamente vero e giusto, nel senso che poi tutti gli allenatori, no? Allora, credo l'abbiamo recuperato. L'abbiamo ripreso? Sì, eccoci mister. Stavamo dicendo di questo ottimo debutto, direi. Che atmosfera c'è ad Avellino? C'è un po' più di fiducia adesso? Ma intanto buonasera. Beh, la partita era proibitiva, giocavamo contro il Bari che dal cambio dell'allenatore in effetti le aveva vinte tutte. E noi abbiamo fatto, secondo me, un'ottima prestazione. Siamo stati sfortunati perché si sono fatti male durante la gara tutte e tre i difensori centrali, ci sono dei dubbi notevoli perché sull'1-0 c'è stato annullato in maniera del codice Appendiese del 2-0, poi siamo andati in svantaggio, abbiamo rimontato, alla fine potevamo anche vincere la partita, però sono molto contento dell'andamento della stessa, di come il gruppo si è proposto, della disponibilità, abbiamo una squadra molto giovane
i problemi li conoscete tutti, è inutile rimembrarli, però ecco, attraverso il lavoro, la sofferenza, speriamo di ottenere quest'altra soddisfazione, quest'altro impegno che mi sono preso verso questa città, verso questa società. Ecco, stavamo appunto commentando che insomma Arieti è stato, possiamo dire, un miracolo, ma anche avevi fatto bene finché è rimasto in carica anche alla San Benettese, insomma. Ma a San Benettese penso che ho preso una squadra decima e l'ho portata al secondo posto, e problemi per situazioni extracampo non mi sono stati consentiti di disputare i playoff da secondo in classifica, quindi è inutile commentare, è inutile parlare, cioè io sono subentrato a Moriero, la squadra era al decimo posto, ho finito il campionato da secondo e non ho fatto i playoff, quando con quattro pareggi sarei andato in Serie B, quindi voglio dire, il resto è tutta aria fritta, non c'è da commentare nulla. Finché eri libero hai seguito un po' così ogni tanto l'Arezzo, se ti sei fatto un'idea sul gruppo, sulla stagione? Ma io dell'Arezzo sono tifoso come di tutte le squadre che ho allenato. Ad Arezzo non sono stato bene, sono stato benissimo. Io penso che il primo anno rimarrà negli annali della mia carriera di allenatore, anche fra 10 anni, quando probabilmente avrò smesso di fare questo mestiere. Mi sono sentito a casa, mi sentivo il padrone della situazione in una miriade di difficoltà. Non sentiamo più, è andato via. È scemato. Io Arezzo, ecco, mi è rimasta dentro e la seguo con grande piacere, con grande passione, ho tanti amici e spero che l'Arezzo possa ritornare al ai posti, penso che gli competono, penso si può completare la frase. Esatto. Tanto poi sono, non so se sono sempre... è caduto, però volevo chiarire. Lo chiediamo alla terza puntata, gli chiediamo sapete cosa ne pensa del 4-4 da allenatore, no? No, tipo Jacobelli qua qualche settimana fa dice, io non, per me ha detto una cosa, no, folle. Guarda, tatticamente è la sua opinione, ovviamente. Guarda, dimmi. Poi noi stiamo qui, parliamo, credo che chi ha un patentino di allenatore ne sappia sicuramente più di, certo, un giornalista, e quindi abbia come, sul perché o per come non gioca un giocatore dentro la società, lo si sa, noi magari andiamo anche per ipotesi, no? Quindi io stesso prima ho detto del modulo, però non si può sapere poi le vere motivazioni, di solito le sanno in pochi, soprattutto le sa magari l'allenatore che poi vive insomma la squadra. Ecco, tra i giocatori che, per i quali, no, ci si fa questa domanda del perché non giochi dall'inizio, è Caso, no? Perché entra e fa bene. Parecchi dicono che è il classico giocatore che ti strappa la partita entrando dalla panchina, però piacerebbe anche vederlo dall'inizio ogni tanto, no? Caso è veramente in questo momento un'incognita, ma non incognita, sì, di quello che come giocatore, perché come giocatore i spezzoni che ha fatto li ha fatti sicuramente bene e spesso ha dato il suo contributo. Qui si potrebbe fare due considerazioni: la prima, che è il classico giocatore che tante volte in qualche spezzone è successo un po' tanto fumo e poco arrosto, che praticamente gioca per se stesso. Però una cosa sicuramente, e quella dovrebbe essere quella che potrebbe essere la cartina di tornasole, sarebbe di farlo mettere una formazione all'inizio, perché il giocatore che subentra subisce sempre un po' quello che è il risultato già in corso o comunque quello che è l'iter della partita che sta andando avanti. Giocando dall'inizio, chiaramente il giocatore parte con la partita impostata anche comunque sia lui nello scacchiere ben inserito, e a quel punto potresti vedere qual è il valore effettivo di questo ragazzo. Sicuramente le doti non si discutono, ha una gran velocità, un bel passo, salta l'uomo, cosa che purtroppo in questo momento nell'Arezzo è veramente merce rara, e domenica l'abbiamo visto fare anche un assist, metti una palla, poi dopo Gori ha fatto un lavoro di altre categorie, perché dopo il passaggio quello lì lo fai altre 100 volte su altri giocatori e magari la palla va lì, non ci fai caso, però gli ha dato una palla che non era facilissima, perché a mezza altezza, stop di coscia, poi vabbè, Gori ha fatto un capolavoro balistico. Però comunque sia, ripeto, sarebbe da vedere questo ragazzo veramente inserito in un contesto iniziale, in una partita, che a quel punto puoi giudicarlo e dargli veramente
1-20 però nel 3-5-2. Vabbè, no, è la domanda. Magari non lo so, no, io. No, cioè. Sinceramente, io per i moduli mi trovo veramente. Nel senso, si parla di moduli, ma dipende sì, perché poi sai. Dopo sono tante, anche tante volte si vede i moduli, si magari fa questo 4-2-4, a parte che vengono cambiati, se notate nelle partite di ora basta un cambio, vengono cambiati anche 5-6 volte in una partita, perché ti accorgi il giocatore viene spostato, ma ora si sta giocando a 3, dopo 5 minuti a 4, a 5, gli allenatori non so se si difensivi, poi la fa, come diceva Buon Capone, la fase difendente, la fase offendente, perché poi riprendendo Vezzolino. Però ripeto, qui in discorso i moduli tante volte dovrebbero essere un po' lasciati un po' più al vecchio calcio, che era fondato su ruoli molto più definiti e meno moduli, cioè praticamente si giocava, mi ricordo quando ero ragazzo, io sembra ma sono tanti tempo, tanto tempo fa, c'era i difensori, i centrali, i terzini, i mediani, i centrocampisti e le punte, ecco. Da lì a quel punto, dopo ora si parla di moduli, l'albero di Natale, c'era una volta il 4-2-4, quando cominciò mi sembra la Germania con la doppia VM, mi ricordo che... Ah, è vero, bravo. E dunque si cominciò lì, si parla di ragazzo, si vede. Ho letto un libro, hai ragione. E dunque, ora ripeto, bisognerebbe essere giocare un po' più semplice, trovare il giocatore, il suo ruolo naturale, senza snaturarlo, perché poi fondamentalmente si vede giocatori sinistra, cioè si vede tante volte giocatori che giocano nella parte, nella fascia opposta, anche lì queste cose come si diceva prima, è snaturare un giocatore, poi magari lui ti fa il colpo di genio, però fondamentalmente le caselle, il giocatore, quando è nato lì, deve stare fondamentalmente lì, è quello il discorso. Torniamo tra poco. Pronto? Eccoci, allora siamo ritornati, abbiamo recuperato anche il collegamento con mister Vezzolino Capuano. Allora stavamo dicendo dell'Arezzo, che insomma comunque lo segue con affetto. Sì, io l'Arezzo lo seguo con grande affetto, ma non come frase di circostanza. Io sono stato alla grandissima, sia dal punto di vista calcistico che anche dal punto di vista proprio di come ho vissuto. Mi sentivo a casa mia in un ambiente familiare, quindi ogni qualvolta vedo il risultato dell'Arezzo e quindi spero che al più presto ne venga fuori da questa posizione di classifica. E che al più presto, nell'immediato, magari anche l'anno prossimo, ha detto possa ritornare in cadetteria, perché è la serie, voglio dire, giusta, è la categoria, chiedo scusa, che gli appartiene. Oggi Arezzo è gestito da un grande conoscitore di calcio, quale Ermanno Pieroni, quindi sono convinto che, come ha fatto un miracolo l'anno scorso, continuerà a far bene. Ecco, è una cosa che potrebbe esplodere, diciamo, più avanti, oppure è destinata a fare un campionato, insomma, un po' sofferto? Ma no, io penso che il valore, il potenziale umano dell'Arezzo è un potenziale umano importante, che sicuramente non è da primissimi posti, ma sicuramente potrà accedere ai playoff e giocarsi le proprie carte. Sicuramente non è il potenziale umano attuale figlio di codesta classifica, su questo non c'ombra di dubbio, però voglio dire, siamo ancora agli inizi, ci vuole ancora un po' di tempo, ma sono convinto che l'Arezzo ne verrà fuori. A livello proprio, diciamo, filosofico, cosa ne pensi di un modulo, del modulo 4-2-4? No? Qua c'è un po' un dibattito su un modulo che poi è stato accantonato nelle ultime settimane per un 3-5-2, ma in linea teorica è un modulo secondo te sostenibile in Serie C? Ma io penso che ogni allenatore debba avere le proprie idee. Lì c'è un allenatore giovane, bravo, che l'anno scorso ha vinto un campionato. Io lo conosco perché quando ero a Modena lui allenava la Beretti, quindi ci ho fatto qualche amico, è un ragazzo intelligente, sveglio. Sicuramente ognuno ha una propria filosofia e ognuno è giusto che interpreti il calcio come meglio ritiene possibile. Domanda? Mister, sono Luigi Dini. Una domanda, sono curioso di questa nuova avventura ad Avellino. Mi domandavo, dato che quando... insomma, esiste un metodo Capuano. Mi domandavo se in questa nuova esperienza c'è qualcosa del metodo Capuano che porterà e se c'è anche qualcosa che magari dice no, questa volta non voglio portare questo elemento rispetto al solito in questa situazione perché non mi può non aiutare, insomma. Volevo capire un po' come intenda affrontarla.
Ma io l'affronto come ho affrontato tante esperienze negli ultimi 6 anni, penso di aver fatto bene ovunque, con squadre diverse, in ambienti diversi, in piazze diverse. Dopo tanta esperienza non penso di avere insicurezze di chi portare e chi non portare. Penso di essere abbastanza esperto, conoscitore della categoria. È normale, ogni piazza ci sono delle difficoltà, le difficoltà che ci sono ad Avellino è inutile rimembrarle, le conoscete tutti, iniziando purtroppo dalla società che ha grandi problemi, però la piazza è troppo importante, è una piazza dove ti senti giocatore, dove ti senti allenatore. È normale che adesso bisogna fare di necessità virtù e fare quanti più punti è possibile, sperando che poi si possa intervenire nel mercato di gennaio. Mister, grazie, in bocca al lupo. Crepi, un abbraccio a voi tutti. Grazie, sì. Buonasera. Allora, adesso sentiamo Tebi dopo la partita. È stata una partita complicata, lo sapevamo, l'avevamo studiata, preparata bene. Il primo tempo sono stati più bravi loro, perché loro hanno avuto una buona occasione dopo 4-5 minuti. Poi noi li abbiamo contenuti abbastanza bene, peccato per aver preso gol gli ultimi 2-3 minuti del primo tempo, però obiettivamente hanno prodotto più loro nel primo tempo. Nel secondo tempo dovevamo recuperare, abbiamo pensato col mister di cambiare modulo, ma a prescindere i moduli abbiamo messo delle forze fresche e l'elogio va a tutta la squadra, ma ancora di più a chi stava in panchina, è entrato, che ha dato quel qualcosa in più anche domenica scorsa a Siena. E siamo stati bravi, perché questa era una squadra che erano 500 minuti che non prendeva gol, fuori casa aveva sempre vinto. È una squadra che farà un bellissimo campionato. Noi stiamo crescendo, noi abbiamo recuperato quasi tutti gli infortunati, c'è da lavorare, c'è da migliorare, però cominciamo a vedere la luce, che stiamo uscendo dal tunnel, dai mille problemi che abbiamo avuto dall'inizio del campionato. Stiamo crescendo sia in condizione fisica e sia nell'opportunità di scelte, perché adesso abbiamo quasi tutta la rossa al completo. E logicamente tutto lo staff tecnico ha più possibilità di variare varie soluzioni, come abbiamo fatto oggi. Siamo partiti un 3-5-2 e abbiamo chiuso con 4-2-4. Ci siamo espressi abbastanza bene. Il secondo tempo non abbiamo rischiato un granché, insomma, la partita l'abbiamo fatta, abbiamo creato, abbiamo fatto un bel gol, complimenti a Gore che ha fatto un gol bellissimo. C'è il rammarico che forse potevamo fare anche il secondo. Al di là, insomma, dell'Arezzo in crescita che dicevamo prima, la domanda che tra le altre cose che ci si fa è, appunto, è stato provato il 4-2-4 per tutta l'estate. Ma è stato messo a disposizione di Di Donato, al di là che Pieroni l'ha spiegata questa cosa nella lunga conferenza stampa di qualche settimana fa, è stata fatta una cosa secondo te adatta a questo tipo di modulo? Perché Pieroni l'ha spiegata così, cioè tutti quei giocatori offensivi servivano per dare, no, alternative più in avanti, però in mezzo la coperta sembra un po' corta. Sì, obiettivamente qualcosa non è andato per il verso giusto, perché comunque è vero infortunati, è vero le situazioni di difficoltà, è vero tutto. Io sono comunque più di 30 giocatori, no? 11 che possano far bene la domenica, secondo me ci sono. Probabilmente io, lo dicevamo prima, no? Senza microfoni spenti, non voglio nemmeno con le mie piccole disamine dare tutta la colpa all'allenatore, perché secondo me non ce l'ha. Non ce l'ha su tanti fronti, anche perché probabilmente mi sarei aspettato anche una difesa un po' più importante da parte della società nei confronti di un allenatore che, quando l'hai preso, comunque sapevi che aveva fatto di base, era il terzo anno da allenatore in una prima squadra, quindi quando si fa una scelta secondo me la porta avanti. E in questo caso, nonostante tutto quello che ho detto, vi dico anche che secondo me è giusto dargli fiducia fin quando si ritiene che questo allenatore possa dare qualcosa. E non mi è piaciuto, dato che insomma, poi ora sui social ormai sappiamo che si possono fare anche delle campagne, come abbiamo visto Pioli out, non mi è piaciuto. Un paio di settimane fa ho visto molti, molti commenti sul fatto che Di Donato si dovesse dimettere. Ora, io, dato che comunque parliamo di un professionista, parliamo di una persona che lavora,
Se la società non è contenta, perché lui si deve dimettere quando sicuramente è comunque per lui una vetrina, una possibilità, ci sta mettendo, ne sono sicure, certo, anima e cuore. Non mi è piaciuta quella presa di posizione per cui se Di Donato fosse davvero un uomo si dovrebbe dimettere. Io, mi dite qual è l'ultimo allenatore che vi ricordate che si è dimesso, per favore? No, ad Arezzo e anche dalla Serie A, B e C, perché? Cioè, alla fine è un lavoro, no? Perché qui si sta, anche quando si criticano giocatori che magari vanno via... Io credo che nel mondo, poi, se vogliamo dire reale, quello che poi di tutti noi, no? Di stipendi normali, io credo che se arriva un'offerta con 100-200 euro al mese in più, ci pensiamo. Ora, mi dovete dire perché ai calciatori, ai direttori sportivi, agli allenatori, questa pratica non vada... Perché loro no, solo perché sono tanti. Sono tanto abbassati in Serie C, no? Cioè, esatto, non è che parliamo, poi se parliamo di Serie A è un conto, però ecco, secondo me, e sinceramente ecco, in quel momento mi sono molto sentito vicino, no, ovviamente non ci siamo sentiti, non è neanche il numero, a Di Donato, perché mi è sembrata, poi non lo so se voi l'avete vissuta così o se l'ho vissuta solo io, però questa, se sei un uomo ti devi dimettere, perché? No, semmai è la società se ritiene, appunto, come hai detto quello te. Quello dico, se viene sfiduciato è normale che una società prenda dei provvedimenti, però l'allenatore, se crede nel suo, diciamo così, lavoro che sta facendo, ci crede fino in fondo, probabilmente ha sempre... Quando vai in conferenza stampa, poi magari dopo si può vedere sotto un'altra luce, come l'ha vista magari Tevi, però è chiaro che un allenatore continua a credere, continua a vedere un miglioramento, continua a vedere uno spiraglio, una possibilità, una luce in fondo al tunnel. Piuttosto vorrei riallacciarmi al discorso di Luigi per un altro fatto, anche per questo che è quello che è la realtà di quest'anno. Noi hanno parlato di un progetto, ok? Il progetto poteva essere iniziato benissimo l'anno scorso, perché te sei arrivato in fondo al campionato, ti sei ritrovato dei giocatori che magari avevano fatto, chi magari come Serrotti non aveva avuto mai tanto spazio, chi un Sala che poi ora è finito a Lentella, per carità, e così via. Però a fine campionato quelli che poi ti erano esplosi un po' per motivi di budget, sapevamo che Basile e Buglio fin da subito sarebbero andati via, però non ti aspettavi magari che un Pelagatti, che un Serrotti, forse che magari si poteva anche essere più furbi su Brunori, cioè praticamente te di quelli che quell'anno scorso ti sono esplosi non hai dato continuità, va bene, te mi dici un problema di budget, ok, ma allora il progetto probabilmente non è andato avanti, perché comunque sia quest'anno sei ripartito nuovamente da zero. E dunque le difficoltà, quando, come dicevamo prima, quando si parlava di fare proclami, di fare meglio, di alzare l'asticella, signori, l'anno scorso siamo arrivati a un passo dalla finale, abbiamo perso la semifinale per episodi, perché poi fondamentalmente il Pisa, e questo l'hanno ammesso anche nell'ambiente di Pisa, te lo posso confermare, la vera finale se l'è giocata con l'Arezzo, perché poi la Triestina su è stata presa a pallonate. Dunque, ripeto, alzare un'asticella, pur sapendo di aver smembrato una squadra, per ovvi motivi, io non voglio indagare su questo, non è facile partire e comunque sia, che poi metti anche le false aspettative, questo è il rischio. Il tifoso si sa, sogna, io sono il primo, però quando vieni da una finale in quel modo, migliorare è veramente utopia in questo momento. Quindi l'ultima domanda che si può fare, cioè se esiste un progetto, quel progetto che lo stesso Ermanno Viagoni ne ha parlato in conferenza, lui ha detto insomma c'è un progetto pluriennale, no, per riportare l'Arezzo in Serie B. Però se ogni anno si riparte da zero, no? E... Guarda, io credo che si debba comunque ringraziare sempre persone tipo Stefano, sì, e tutto il comitato Orgoglio Amaranto, perché fin quando Orgoglio Amaranto sarà dentro la società, secondo me sarà un certificato di garanzia. Al contempo ti dico anche che sull'aspetto tecnico-tattico non è che possa intervenire più di tanto, assolutamente. Quindi sono completamente d'accordo sul fatto che forse sia smembrato troppo. Progetto triennale, io anche in quella conferenza non c'ero, ho la fortuna di seguire tutto tramite insomma i canali social dell'Arezzo, non ho capito sinceramente il discorso del progetto di 3 anni, del budget... Un po' di confusione, non so se te c'eri, sì. Fabio, se no, avuto... l'ho vista anch'io qua a distanza. Io da tifoso, non ho ben capito, anzi da giornalista, neanche da tifoso, faccio un po' di fatica a capire qual è l'obiettivo finale. Cioè, al fine di questi 3 anni si va in Serie B? Si lotta per andare in Serie B?
alla fine, e mi sono stoppato con la chiamata di Capuano, sì. Ma stavo dicendo che, e dimmi tu Stefano se dico bene o dico male, che alla fine il tifoso dell'Arezzo, quando sei chiaro, sin dall'inizio, senza promettere niente di particolare, non ti ricriminerà, guarda, mai qui, niente. Qui, dimmi però se sbaglio, perché guarda, lui dice, chi sfondi una porta aperta? Perché se vi ricordate bene, quello che Orgoglio Amaranto ha sempre comunque chiesto alla società è tre cose: trasparenza, continuità e comunque una società normale. Una società normale inteso nel fatto che all'inizio del campionato dice, ragazzi, i soldi sono questi, facciamo con questi, ci salviamo all'ultima giornata, ci tiriamo sulle maniche, andiamo allo stadio, incitiamo e sosteniamo la società come l'abbiamo sempre fatto, perché poi non ricordiamoci, diciamo la verità, che finora la Cava ha sempre onorato quello che doveva onorare. Ma quello che chiediamo a noi è che tante volte non si deve comunque sia cercare di fare il passo più lungo della gamba o comunque sia promettere cose che poi sappiamo che non possono essere comunque sia realizzate. Dunque, per questo, come hai detto te giustamente, basta essere chiari, basta sapere quello che vogliamo, basta dire va bene, noi facciamo, andiamo avanti nel progetto, però dobbiamo sempre guardare al budget, ok, basta, finito qui, senza problemi. Esatto, quello che poi dicono tanti tifosi, appunto. Sì, ma è un sentore comune, non è che ci stiamo inventando niente. Ha analizzato la situazione in modo perfetto. Ma non è che ci stiamo inventando, non è che... Io almeno sono abituato, anche nella mia professione, a tenere le aspettative basse, poi quello che viene in più è meglio, no? Però sai, poi ognuno giustamente è giusto anche che faccia le proprie valutazioni e possono essere tranquillamente diverse dalle mie. Esatto, quindi vedremo, anche perché, cioè, la cosa è ampia e è vero che, come dice appunto Pieroni, c'è un patrimonio umano che è dell'Arezzo, è chiaro, poi dall'altra parte, al di là delle operazioni a somma zero, insomma, le cose che ha spiegato, non ho ben capito precisamente, proprio perché non l'ho capito le operazioni con l'Empoli, lì mi non sono l'ho un po' perso. Il mio riferimento era su più, eccetera, che poi ci ridanno i soldi, limite mio che non ho capito. No, anch'io. Però poi ci sono contratti e quindi stipendi da onorare e che la Cava ha sempre onorato, anzi diciamo che il ringraziamento alla Cava penso che vada, che sia perenne, perché ovviamente altrimenti non saremmo qui a parlare di questo calcio, ma dovremmo parlare di altro purtroppo. Però ecco, poi questo impegno sommato ad altri impegni, la storia dell'Arezzo dice anche che a un certo punto le cose possono diventare poi, no, problematiche se magari l'obiettivo non c'è, oppure se questi costi li evitano. Quindi sicuramente per stessa ammissione del presidente, la Serie C è un campionato nero-rosso. Esatto. Tante volte lui l'ha definito un bagno di sangue, e questo sicuramente è la realtà, perché comunque forse è il campionato con meno rientri economici e comunque è un campionato che costa tanti soldi. Però sicuramente anche questo, fare una scelta societaria oculata, un modo di gestire in modo oculato, sicuramente aiuta, invece di magari cercare qualcosa di più alto che comunque sia, sai, a quel punto devi sperare in un risultato, devi sperare in una plusvalenza, giocando in quel modo è sempre un rischio. Grazie a Stefano Farsetti, salutiamo tutto Orgoglio Amaranto, grazie a Luigi Albertolini, grazie a te Fabio, a presto, a tutti gli spettatori. Alla prossima settimana.